18:39 Radio DJ, quando Bonnie Tyler arriva a quel punto in cui urla, sembra quelle che si rendono conto di essere stati truffati, perché questo è un po' il tema di stasera. È vero. Ospite Marco, assistente capo coordinatore della Polizia Postale di Milano. Abbiamo parlato di tante cose, vi consiglio di andare eventualmente a risentire la puntata in podcast perché gli argomenti sono tanti. Adesso noi, io ho detto alla Mary J di chiudere la porta a chiave di là, di non far uscire Marco se non ci promette che ogni tot mesi lui viene e ci racconta, perché abbiamo trattato troppi argomenti diversi stasera. E invece per ognuno di questi ci vorrebbe la sua puntata, la possibilità di rispondere. Sono arrivate tante domande, Marco. Giustamente, quello che noi vogliamo evitare di fare è di creare semplicemente disagio e paura nelle persone, perché anche poco fa, parlando delle webcam di sicurezza in casa, noi non vogliamo far sì che le persone si sentano a disagio a casa propria. È giusto che mettano le webcam per proteggersi, ma è giusto che sappiano di cambiare le password per evitare che qualcuno si appropri di immagini che non è giusto che facciano. Quindi segnaliamo un problema, ma cerchiamo di segnalare anche la soluzione. Un altro grande tema che ha riempito i nostri messaggi sono le truffe rispetto agli investimenti economici. Purtroppo un'altra grande piaga, anche qui posso dire qualche dato. Primi 10 mesi sempre di quest'anno parliamo di oltre 2.380 casi denunciati per un importo frodato di circa 86 milioni di euro. Porca. Ecco, come funziona? Arrivano tante proposte di investimento. Esatto. E molto spesso è una proposta di investimento che anche qui è molto articolata, nel senso, nella maggior parte dei casi si parla di investimenti nel mondo delle criptovalute. Si viene anche qui invogliati ad investire sempre di più, magari ottenendo inizialmente dei profitti. Cioè, ti dicono: dammi 1.000 euro, io li investo e te ne restituisco 4. Questo avviene, cioè tu gli dai 1.000 euro, loro te ne restituiscono 4. A quel punto sei fiducioso perché hai visto rientrarti 4. Anche abbastanza in fretta. Abbastanza in fretta. E a quel punto te ne chiedono 10 e via così, e via. Fino a che poi te ne chiedono 100 e non vedi più niente. E ancora più subdoli, molto spesso questi messaggi ti arrivano da profili di amici tuoi, di gente che conosci. Sì, da amici che conosci, piuttosto che banche. Utilizzano anche altri profili. Gli account delle banche. Sì, altri profili. Qua mi dicono, eh. Esatto, oppure altri profili di persone famose, quindi utilizzano la notorietà di, che naturalmente non sono i veri profili di quelle persone, per dire anche io ho investito in questa cosa. E anche come diciamo prima, anche qui c'è una profilazione, quindi c'è del tempo, c'è tanto lavoro da parte di queste associazioni criminali, perché se pensate che questo, il dato che ho dato prima, sono i primi 10 mesi del 2023 ed è solamente il dato denunciato, immaginate che giro economico c'è dietro queste truffe. Sicuramente da questo punto di vista la prevenzione è quella di rendersi conto che è impossibile un investimento per cui tu metti 100 e te ne arrivano 4. No, cioè, soprattutto senza aver studiato, che vengono da te a bussarti per renderti ricco così. È un po' la cosa dell'albero dei dobloni di Pinocchio, purtroppo. Sì. È quel meccanismo lì che ci sta, però, no? Che sempre presi nella stanchezza, nei momenti della vita, nella fatica di arrivare a fine mese in un paese dove non è facile, dove chi ha uno stipendio fino a un certo punto non gli viene facilitato proprio niente, e che basta varcare la soglia di un paese vicino e le cose funzionano totalmente in maniera diversa. Ma insomma, è proprio sempre sulla fatica, quindi se nella fatica bisogna essere più vigili che mai. Sì, loro infatti non giocano assolutamente sull'incapacità delle persone di capire che sono truffate, ma proprio, come diciamo prima, sull'emotività. In ogni caso sull'emotività di cercare di superare delle difficoltà economiche, in questo caso di riuscire magari da parte del nonno che ha messo da parte un gruzzoletto, di aiutare magari i nipoti a sposarsi o a comprarsi casa. Quindi giocano veramente su dinamiche intime e che quindi possono andare. La cosa impressionante è quella lì, che tu gli dai 1.000, loro ti ridanno 4 e a quel punto dici: perché da 4 ne faccio 100, no? E via così. Esatto, e poi molte volte quando gli ho dato 100 e non si fanno più vedere, magari poi torno e dice: no, guarda, per sbloccare i tuoi 400, perché i 200 sono diventati 400, mi devi dare altri 50, perché così dobbiamo pagare le tasse, così li possiamo sbloccare e te li posso inviare.
Mamma mia, mamma ragazzi. Però ecco, lo so che, guarda, anch'io oggi non ho avuto una giornata facile e l'idea di questa puntata non è che proprio mi rilassa. Dall'altra parte però ci tengo che questa sia una puntata per avere degli strumenti, e gli strumenti sono quelli della prevenzione, cioè di sapere da prima, perché altrimenti non ha senso neanche parlarne. E parliamo affinché le persone sappiano di avere degli strumenti per difendersi. Questa è la nostra prima preoccupazione.